Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. C'è stata a Palazzo Madama in Senato l'informativa di Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio. Vediamo che cosa ha detto. Quindi mascherine e distanza sociale dovranno essere mantenuti fino a che non ci saranno vaccino o terapie efficaci. Quindi per il vaccino si parla non prima di Natale, anche se stanno correndo in maniera molto accelerata, e quindi le mascherine è l'unica arma di difesa. C'è chi dice non serve a niente, chi ci dice meglio che niente. Comunque quella è una delle poche armi a disposizione, assieme al distanziamento, quello che chiamano distanziamento sociale, che dovrebbe essere minimo 1,80 m, hanno sempre detto 1 m, ma in realtà è di più. Nell'informativa di Giuseppe Conte, che attualmente è in corso mentre vi sto parlando, il Presidente del Consiglio inserisce il provvedimento in una lista di 5 punti che sintetizzano il piano di risposta sanitaria predisposto dal Governo. Nell'elenco rientrano il rafforzamento dei servizi di prevenzione per evitare che si ripetano casi come quello dell'esplosione di contagi nelle residenze sanitarie per anziani, l'individuazione di strutture dedicate esclusivamente al trattamento di questa malattia, come auspicato da il capo della Protezione Civile, per ridurre rischi di contagio per operatori sanitari e pazienti, un piano di indagine epidemiologica basato su test sierologici. Conte ne annuncia 150.000, seguiti da altri 150.000. E l'applicazione di tracciamento, che ha precisato sarà scaricata solo su base volontaria e non comporterà conseguenze o restrizioni per chi non vorrà utilizzarla. Ma l'opposizione ha detto: anche se su base volontaria, deve passare prima dal Parlamento, e Conte non ne fa menzione perché ha paura dei voti in Parlamento, sa che ormai il suo tempo è scaduto. Tra poco lo cambieranno per una persona competente, forse un economista per la ricostruzione, ma lui sta cercando abilmente di schivare tutte le trappole che possano derivare da un voto parlamentare che prima o poi dovrà comunque esserci per approvare anche i decreti che sta facendo. Intanto Conte parla della necessità di riaprire, sottolineando più volte il tema della gradualità, perché l'avventatezza potrebbe compromettere i sacrifici fatti. L'obiettivo è tuttavia quello di aumentare i giri del motore economico, prevedendo riaperture di attività produttive e commerciali sulla base di un piano omogeneo per tutta l'Italia. Niente allentamento di restrizioni a macchia di leopardo, dunque. Quindi viene smentito quello che si diceva fino a ieri di un'apertura, prima l'Umbria, la Basilicata, e poi dopo alcuni giorni altre regioni, poi a fine di maggio altre regioni, e addirittura l'ultima regione a riaprire sarebbe stata poi la Lombardia, che aveva provocato l'ira del governatore Fontana e anche i commenti negativi di Zaia. Dice: o tutti o niente. Io avevo commentato che quel o tutti o niente mi sembrava un po' fuori luogo, che siamo come i bambini, o tutti o niente, nel senso che avrebbero aperto per ultimo anche la Toscana e l'Emilia-Romagna, che non sono, quindi sono regioni rosse, quindi non c'era niente contro la Lombardia in quanto gestita dal centrodestra, in particolare dalla Lega, nemico numero uno di Giuseppe Conte assieme al suo capo Matteo Salvini. Quindi non era una questione di appartenenza politica, non facciamo partire la Lombardia per fargli un dispetto per ultima, era solo una questione meramente tecnica, che sembrerebbe essere stata accantonata. Si parla anche di un crollo del PIL del 15%, mai successo nella storia della Repubblica italiana. In particolare, spiega Conte, le decisioni saranno commisurate alla specifica recettività delle strutture ospedaliere delle aree di riferimento.
Il Premier, come aveva anticipato nel suo intervento sui social network, per cui è stato fortemente criticato dalle opposizioni prima dell'inizio del suo intervento, ha precisato che il riavvio sarà effettuato sulla base di un piano articolato e strutturato che tenga conto innanzitutto degli spostamenti dei lavoratori e della capacità dei mezzi pubblici. In ogni caso, dice, il ritorno alla normalità, seppur con gradualità, è necessaria, è un'esigenza di tutti. Certo che l'intervento del Premier anticipato su Facebook è un qualcosa di veramente ridicolo. Siamo in una situazione di emergenza dove il capo del governo, quello che pensa, è a fare i comunicati e le dirette su Facebook per avere i mi piace e per avere qualche iscritto in più. Tutto indirizzato e finalizzato alla propaganda personale, all'acquisizione di nuovi iscritti, di nuovi mi piace, nuove condivisioni, per accrescere quello che lui crede sia il suo seguito, anche perché diversi sondaggisti, in maniera esagerata, come Ipsos, danno 63% la fiducia in Giuseppe Conte. A mio avviso è qualcosa di irreale, anche perché loro hanno sempre dato la fiducia nel governo sopra il 50%, adesso addirittura al 63%, quando gli altri sondaggi lo davano al 30%, Ipsos lo dava al 50%, adesso gli altri lo danno al 43%, 13% in più, e Ipsos gli ha messo un 13% sopra il 50% e l'ha fatto arrivare al 63%. Io personalmente non credo che bisogna dargli troppo credito a questi sondaggi, anche perché statisticamente è illogico, non funziona quello che dicono un sondaggio e l'altro. Non può una casa di sondaggi dare Conte al 30 e l'altra al 50, 55, uno il doppio dell'altro. Quindi, o come la Lega, chi la dà al 31 e chi la dà al 27. Si capisce che questi sondaggi sono assolutamente schierati politicamente e sono un'arma di manipolazione del consenso. Lo sanno perfettamente i sondaggisti, lo sanno perfettamente i partiti e lo sanno perfettamente quelli che commissionano il sondaggio. E ricordatevi, il cliente ha sempre ragione. I sondaggi si pagano e se io non sono soddisfatto di quello che mi dicono, la prossima volta ne cerco un altro che magari mi dice quello che voglio sentirmi dire, senza bisogno di dirgli fammi un... No, se mi lascia soddisfatto il sondaggio, io la prossima volta ne commissiono un altro. Quindi capite che gli unici voti reali sono quelli che abbiamo visto nelle ultime elezioni regionali. Quelli sono assolutamente reali, il voto degli italiani, mentre i sondaggi lasciano veramente il tempo che trovano. E comunque Conte, che fa le dirette su Facebook per accrescere la sua popolarità, perché i suoi obiettivi sono quelli di fare il Presidente del Consiglio per la terza volta, fare magari il Presidente della Repubblica, diventare senatore del PD. Quindi tutto il suo operato è improntato ad accrescere la sua popolarità, perché lui non ha un partito che lo sorregge. Lui è arrivato dalla provincia e ha paura di tornare in provincia, perché se dovesse cambiare in corsa il governo, cambiarlo, lui non torna a fare il senatore, ma torna realmente a casa sua. E non è un modo di dire, realmente, materialmente prende le sue cose e torna a casa sua a fare il suo vecchio lavoro, che da quello che si capisce non vuole più fare. Quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, anche perché in Parlamento si dice che abbia i giorni contati, un mese, massimo due. Ad esempio uno di questi che lo dice Pier Ferdinando Casini. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti quanti.